La notte scorsa una frana ha bloccato la strada di Campiano nel comune di Castelfranco Piandiscò, schiacciata una tubazione dell'acqua, alcune case ancora isolate. Nel pomeriggio un'auto in fiamme a Moncioni, nel comune di Montevarchi, sul posto per spegnere il rogo i vigili del fuoco di Arezzo, ignote le motivazioni delle fiamme. Due deferimenti per maltrattamenti in famiglia e truffa da parte dei carabinieri di San Giovanni Valdarno e Levane nelle scorse ore nel territorio valdarnese. Queste le operazioni dei militari. Botta e risposta fra opposizione e maggioranza a Terranuova sui servizi scolastici. La minoranza accusa crediti per oltre 500.000 euro. L'assessore replica con i numeri. L'opposizione ha fatto male i conti. Inaugurati oggi i baby stop all'ospedale della Gruccia. Spazi dedicati alle mamme per allattare i propri figli e cambiarli nei fasciatoi con un minimo di privacy donati da due aziende private. Ormai in partenza la parto analgesia all'ospedale del Valdarno, finita la fase preparatoria, a breve potrebbe arrivare la prima nascita, nuovo servizio che dovrebbe portare 60-70 nati in più alla Gruccia all'anno. A Badia Agnano la scuola dell'infanzia è inagibile per una rottura dell'impianto di riscaldamento, i bambini trasferiti ad Ambra, il sindaco, risolveremo la situazione forse già da questo lunedì. Giornata di prevenzione all'Istituto Palloni di Montevarchi, un'equipe di dottoresse ha effettuato visite gratuite a donne in occasione dell'8 marzo, molte le specialità dalla ginecologia alla dermatologia. Dalla Toscana oggi è stato il giorno dell'ultimo saluto a Davide Astori in Piazza Santa Croce, migliaia di persone, tifosi e gente comune a salutare il capitano Viola.